Ciao, ciao a tutti, bene, bentornati in questo nuovo video. Ancora oggi in viaggio, ragazzi, queste feste natalizie non finiscono più. Oggi è l'ultima, per fortuna, quindi intanto buona Epifania a tutti quanti. E poi volevo dirvi una cosa, devo fare una aggiunta al video mio e di ieri, video domenicale, fatto un po' a braccio, ragazzi, l'avevo un po' accennato, insomma, perché mi avete giustamente fatto presente che non avevo approfondito in maniera coerente il discorso di Bitcoin a 24.000 dollari. Allora, faccio, diciamo, una evidenza, diciamo, quello che volevo dire all'interno del video. Ragazzi, non era un video sul Bitcoin venduto a quella cifra, sinceramente non ho neanche approfondito, ho usato solo la notizia portata da CoinTelegraph, se non sbaglio, di Bitcoin a 24.000 dollari in Iran, per parlare di quello che è la mia idea del concetto di Bitcoin come bene barra valuta rifugio. Tutto qui, ragazzi, ok? Il video di ieri non era un video che parlava della situazione di Bitcoin a 24.000 dollari. Sinceramente non mi interessava fare una cosa del genere, perché non diciamo faccio questo tipo di video. Era un video di opinione, ragazzi, se volete ben riassunta la situazione relativamente al video e alla notizia, che poi, insomma, sembra essere semi fake, insomma, o comunque inutile, diciamo, la vendita del Bitcoin a 24.000 dollari, andate sulla pagina del mio carissimo amico Marco Cavicchioli, che ha fatto un video splendido dove chiarisce tutta questa situazione. Lui è poi, insomma, il giornalista delle cripto, lo chiamiamo così, quindi ciao Marco, intanto, se mi vedi in questo video, quindi andate lì, insomma, è riassunto molto bene sul suo canale. Quindi non era questo l'argomento del video di ieri, ragazzi. L'argomento del video di ieri l'ho spiegato male io, e avete ragione voi, avete fatto bene a farmelo notare, perché ero in macchina, ragazzi, mi sono fatto prendere dall'impulso, insomma, di dire la mia opinione su Bitcoin, e non vi ho specificato giustamente questa cosa. Quindi siete molto attenti ultimamente su questo canale, voglio vedere se siete attenti anche sulle quotazioni di Bitcoin. Analisi ciclica oggi andiamo a farla, non in macchina adesso, diciamo, questo è un video solo per salutarvi, e adesso poi passiamo sui grafici, perché dobbiamo guardare un po' di roba. Bitcoin tenta di andare sopra i massimi del ciclo mensile della scorsa settimana. Allora, intanto due considerazioni, poi andiamo sui grafici, guardiamo tutto anche oggi, ragazzi, come nel classico aggiornamento. Due considerazioni: prima, il 18 dicembre è partito un nuovo mensile, ormai è assodato questa cosa dal punto di vista ciclica. Qual è il livello da battere, ragazzi? Vi avevo fatto anche l'ultimo video che questa è una settimana importantissima, continua ad essere una settimana importantissima. Bitcoin deve andare sopra i massimi dello scorso settimana, quindi 7700 qualcosa, 7800, diciamo, facciamo così, prezzi Bitfinex. Se non ci arriva e non li supera, la situazione rimane in trend laterale ribassista, oppure potrebbe anche, ragazzi, provare a fare un ciclo di accumulazione. Questo lo vedremo verso la fine del mese, quindi quando sarà poi, diciamo, definita questa situazione. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace su questi video, perché mi aiutate con l'algoritmo di YouTube, mi aiutate, ragazzi, a ricevere più visualizzazioni e aumentare il valore e la quantità di questi contenuti. E poi ci spostiamo sui grafici, oggi vediamo anche Binance, bella botta Binance, ragazzi, bel rialzo, e come sempre Ethereum regina del mercato. Ragazzi, io vi auguro una, diciamo, buona visione dei miei grafici, vi saluto e noi ci rivediamo in settimana col prossimo video. Volevo anche dirvi che pubblicherò sul canale Telegram, mi ero un po' dimenticato di questa cosa, pubblicherò sul canale Telegram l'invito per il webinar, per un servizio che può creare una rendita passiva per chi detiene criptovalute. Interessantissimo, ragazzi. Però, ragazzi, in settimana ancora non so se, vediamo se domani o dopodomani,
pubblicherò sul canale Telegram il link di invito per il webinar che terremo questa settimana. Va bene ragazzi, questa settimana, probabilmente giovedì, qui lo dico, qui lo nego, in base a una serie di impegni, ragazzi, scusatemi se non sono preciso, ma veramente un macello fare queste cose dopo le feste. Va bene, ci spostiamo sui grafici, ciao a tutti, ci rivediamo in settimana col prossimo video, ciao! Bene ragazzi, eccoci tornati davanti al grafico, vi volevo subito far vedere quella che è la situazione di Bitcoin e quello che sta affrontando in questo momento. Allora, per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, abbiamo avuto questa fase qui, ragazzi, ecco questa minimo della metà settimana, che è questo qui esattamente, che ha funzionato alla grande perché il mercato si è ripreso e ha iniziato una nuova fase rialzista, che è quella che vediamo, diciamo, in questo momento qui, in questi 4 giorni circa. Il primo scoglio è quello relativo all'analisi tecnica e quindi ad avere intanto la media mobile a 50 periodi sotto mano. Allora, guardate la media mobile blu, è questa qui, non la supera da un bel po' di tempo, ragazzi, quasi un mesetto. Quando ha tentato, ragazzi, se no altrimenti parliamo che il mercato è sotto la media mobile da circa metà del mese di novembre. Vedete la media mobile a 50 periodi, quindi intanto oggi sta provando, nella giornata di oggi, a salire al di sopra della media mobile a 50 periodi, quindi romperla al rialzo e fare un primo break importante. È significativa il break della media mobile? No, non è significativo da un punto di vista di analisi tecnica, di segnale operativo, perché semplicemente potrebbe significare che il mercato si sta chiudendo in una fase laterale senza trend. Intendo questa, ragazzi, per intenderci, ok? Immaginiamo una cosa del genere: se il mercato si va a chiudere in questa fase, quindi perde il suo trend che era ribassista, lo perde e va a chiudersi in una fase così, a quel punto andrà sopra e sotto la media mobile a 50 periodi, quindi è completamente irrilevante il fatto che l'abbia rotta. Ha solo un significato, un tentativo di ripristinare un trend quantomeno laterale e senza ribasso. Questo è il significato di questo break. Potrebbe essere significativo, appunto, va poi valutato nei giorni a venire. I veri livelli, ragazzi, quelli importanti che dobbiamo tenere sotto controllo per una fase rialzista del mercato sono esattamente 7.008, che li vedete qui, esattamente in questo punto, che è molto rilevante, e poi la super resistenza a 8.000 dollari. Questi sono i due livelli chiave, ragazzi, che bisogna monitorare per quanto riguarda Bitcoin, molto rilevanti e che potrebbero dare uno slancio completamente diverso al mercato. Se il mercato facesse, per esempio, un massimo mensile al di sopra dei 7.008 e anche se magari la resistenza a 8.000 regge, ma va comunque bene, ragazzi, perché significherebbe che questo mercato ha fatto un primo ciclo mensile rialzista che potremmo poi andare a vedere, insomma, in pratica ad analizzare come un ciclo fatto in questo modo. Guardate, dovrebbe essere poi, ecco, fatto in questo modo qui. Un ciclo del genere sposta completamente l'attenzione dall'analisi ciclica, da quello che era il trend precedente. Lo andremo a valutare nei prossimi video, quindi state attenti. Questa è una fase concitata, ragazzi, dei mercati, una fase che detta legge anche per i mesi a venire. Molto importante questa fase, molto interessante sia da un punto di vista anche di formazione, proprio per vedere come si ragiona in queste fasi per chi vuole fare il trading, per chi vuole fare anche holding e posizionarsi sui mercati. Quindi, come vi ho detto nel video della scorsa settimana, questa settimana importantissima, molto importante il superamento di quota 7.800 dollari. Questo livello è molto importante, anche che si sta sotto, diciamo, gli 8.000, non è importantissimo, ragazzi, ma è importante andare a superare questo massimo qui, ragazzi, vedete, questo massimo qui. Da un punto di vista di tempi, come siamo messi? Da un punto di vista di tempi siamo nella seconda parte
del ciclo mensile. Vedete, questa era la prima parte, quindi qui siamo nella seconda parte del ciclo mensile. A questo punto estremamente rilevante andare a fare un massimo appunto ciclico in questa seconda parte, probabilmente qui. Che giorno sarebbe? Siamo intorno al 14-15 di gennaio. Sarebbe molto più forte, ragazzi, un'ipotesi di un rialzo di un massimo intorno agli 8.200. Sarebbe a quel punto estremamente bello vedere una cosa del genere, una figura estremamente rialzista se fa una cosa di questo tipo. Al ribasso, ragazzi, inutile ripeterci, 7.000 il primo livello di supporto, ed è questo minimo poi a 6.900 che ha fatto la scorsa settimana. Sotto quello si va dritti al minimo precedente 6.400. Bitcoin è l'unica cripto che non ha toccato la mia alert buy area, questa qui che vi avevo fatto vedere in qualche video. Le altre altcoin le hanno toccate entrambe, sia Ethereum che BNB. Adesso andiamo a vedere Ethereum e ve la faccio vedere, ragazzi. Tanti mi hanno chiesto un'analisi di Ethereum. L'analisi ciclica di Ethereum sancisce in questo momento una ripartenza di un nuovo ciclo mensile. Allora, ipotizziamo il solito ciclo intorno alla metà, diciamo, del mese di gennaio, metà fine mese di gennaio. Vedete dove siamo? Siamo esattamente nella seconda parte del ciclo mensile di Ethereum, di questo nuovo mensile più o meno che andrebbe a concludersi verso il 20 di gennaio, da 20 in poi in sostanza. E Ethereum ancora una volta sta toccando la media mobile a 50 periodi, vedete, perché è un po' più lento di Bitcoin, però c'è da dire che ha fatto il massimo. Questa è stata la metà, adesso ha fatto il massimo, ragazzi. Quindi questo sembrerebbe il primo ciclo mensile che tende ad essere rialzista. Ancora non lo sappiamo perché, insomma, Ethereum, come le altcoin in generale, è stata un po' più ribassista rispetto a Bitcoin nei mesi scorsi. Per cui ancora c'ha di strada da fare, ragazzi. Il trend di breve lo vedete, è rialzista, ok? Quindi il trend in breve è rialzista e si è modificato, ma è un laterale rialzista, quindi ancora non è impulsivo. Ci sono tanti scogli davanti. Solo da un punto di vista di analisi ciclica abbiamo dei buoni riscontri perché sta facendo un massimo nella seconda parte del ciclo mensile. Ancora, ragazzi, è presto per cantare vittoria, però si può stare a guardare un po' ancora la regione delle cripto. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la logica dei massimi. Qual è il primo livello di resistenza? Ethereum è molto lontano, ragazzi. Intanto il primo livello di resistenza lo sta toccando in questi momenti, quindi 145, esattamente qui, che è anche corrispondente con la media mobile a 50 periodi. Dopodiché abbiamo questa, ragazzi, resistenza importante, 160. È lontano, ragazzi, ce ne vuole un po'. Passiamo su BNB. Intanto volevo farvi vedere una cosa su BNB. Anche BNB ha toccato la mia buy alert area, importantissimo. Poi vedete qui, ragazzi, che ci sono, vi faccio sorridere un po', vi ci sono questi puntini qui. Questi sono degli alert che io ho messo su BNB e che stanno avendo effetto in questo momento, perché BNB ha tranciato uno dei miei livelli di alert sul fatto che potrei tentare un ingresso long. Dal punto di vista, ancora una volta, di medie mobili, guardate un po' dove siamo, di nuovo con la 50 che sta tenendo sotto il mercato di BNB. Allora, BNB cosa potrebbe fare? Ancora una volta BNB ciclo da un punto di vista mensile come quello di Ethereum è identico, ragazzi, veramente identico. Questo ciclo dovrebbe andare a concludersi verso fine mese di gennaio. Ancora una volta sta facendo un massimo nella seconda parte, cioè è identico a Ethereum, ragazzi, uguale. Solo mi piace un po' di più perché è una coin che mi interessava da un punto di vista ciclico. Qual è il livello di resistenza da rompere per quanto riguarda BNB per modificare il trend di breve? È questa qui, ragazzi, 16.5. Quindi siamo lontani, vediamo un po'. Potrebbe innescarsi, diciamo, una fase rialzista che lo porti in questa zona di congestione tra i 16 e 5 e i $15. Sarebbe interessante poi vedere, secondo me, quello che sarà la ripartenza dopo questa data. Ancora una volta, sia per Ethereum che per BNB, secondo me, diciamo, forse alcuni cambiamenti un po' in
più importanti potremmo averli in effetti dopo la chiusura di questo ciclo di gennaio. Vediamo, perché le cripto a volte stupiscono, ragazzi, però in questo momento la mia alert mi indicava, insomma, con una close al di sopra di questa linea, di un tentativo di ingresso. Ovviamente se non supera la M50 non entrerò, ragazzi, aspetterò domani, poi vedrò. Vi ricordo che non sono consigli finanziari, ma solo quello che faccio io, ovviamente non ha alcun valore da un punto di vista di consiglio finanziario. Bene, allora, questo è tutto. Un po' di verde sui mercati, interessante. Questo ciclo mensile è un ciclo importantissimo, ve l'avevo anticipato. Sono molto contento anche di farvi vedere queste cose in real time, perché è molto istruttivo. Moltissimi all'interno della mia Academy sono entrati dopo i corsi, mi mostrano rendimenti positivi, mi mandano le screen del verdi. Sono contento, ragazzi, io sono contento, perché ricordatevi sempre che al di là di seguire quello che facciamo su YouTube, quello che faccio io nelle mie analisi, sono contentissimo delle visualizzazioni degli iscritti al canale, ma è importante, molto importante, fare vostro un metodo di trading, fare vostro una metodologia, perché quello vi consente di camminare con le vostre gambe ed è sempre una cosa che vi portate tutta la vita dietro, tutta la vita in tasca. Va bene, allora ci vediamo in settimana col prossimo video. Ciao a tutti!